L'Abruzzo Film Commission è in rampa di lancio e sarà istituita con un'apposita norma che prevederà anche provvidenze regionali per l'audiovisivo. La conferma è arrivata questa mattina a Pescara da Giancarlo Zappacosta, capo dipartimento dei settori trasporti, mobilità, turismo e cultura della regione, in occasione della conferenza stampa di presentazione del quarto meeting internazionale dei giovani produttori indipendenti, che parte questo pomeriggio all'Aurum di Pescara e terminerà domenica 15. Stiamo lavorando da tempo su input del presidente D'Alfonso alla costituzione di una legge istitutiva dell'Abruzzo Film Commission, ha dichiarato Zappacosta, grazie anche al contributo autorevole di Alberto Versace, padre di quasi tutte le film commission regionali e direttore generale del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione e progetti speciali presso Palazzo Chigi. A tal proposito ha sottolineato Zappacosta, per fare in modo che l'Abruzzo diventi un vero e proprio punto di riferimento per la cinematografia e sfrutti anche la vicinanza con la capitale, occorrerà superare i personalismi del passato che per esempio hanno permesso che la Film Commission nata nel 2000 venisse poi inglobata in una struttura che non ha voluto espandersi e che di fatto è rimasta ai margini del movimento legato alle produzioni audiovisive. Zappacosta ha anche aggiunto che la nuova Abruzzo Film Commission dovrà essere supportata da un'adeguata norma finanziaria che preveda lo stanziamento di almeno qualche centinaio di migliaia di euro. Inizialmente si partirà con una struttura completamente pubblica, successivamente, una volta perfezionato un apposito accordo di programma con il Ministero dei Beni Culturali, si creeranno le premesse per la nascita di una fondazione che potrà aprire le porte ai privati. Intanto, attori del calibro di Dustin Hoffman e Robert De Niro saranno tra i principali interpreti del film One More Time del regista Paul Servinio, che sarà girato a partire dal prossimo mese di ottobre a Sulmona, in parte sulla costa e sui monti della Laga. Non è la prima volta che il territorio abruzzese diventa set cinematografico per ospitare grandi produzioni internazionali, come nel caso di The American con George Clooney e del più datato Lady Hawk. Tuttavia, proprio al fine di evitare che tali presenze rimangano sporadiche, è necessario che la Regione promuova la nascita di un organismo amministrativo indipendente che rappresenti un riferimento costante per le produzioni nazionali e internazionali, gli investitori, gli autori, gli operatori professionali e le istituzioni del cinema dell'audiovisivo. Concetto ribadito a chiare lettere anche da Marta Capello, presidente dell'Associazione Giovani Produttori Cinematografici, dal vicepresidente della stessa associazione Michele Fasano e dalla produttrice Marina Marzotto. L'Abruzzo può vantare scenari da favole e una felice collocazione logistica, sottolineato Marta Capello, ma queste condizioni favorevoli da sole non bastano a stimolare attrattività per il cinema. Le istituzioni devono comprendere appieno, ha concluso, che le produzioni cinematografiche possono generare un indotto notevole ed un ritorno d'immagine di grande rilevanza. Nelle quattro giornate di lavoro del meeting organizzato da MIT Abruzzo saranno quasi 200 i produttori cinematografici presenti, di cui circa una trentina proveniente dagli Stati Uniti. Tra le attività previste anche un tour nel cuore dell'Abruzzo per far conoscere le location più suggestive del territorio abruzzese.